A Gessopalena, sesta edizione di Un calcio alle malattie organizzato dall'Avis di Gessopalena per Telethon. Il presidente dell'Avis di Gessopalena, Giuseppe Di Berini, il quale ci spiega lo svolgimento e le finalità di questa manifestazione che ormai è diventata un cardine dell'estate di Gessopalena. Sì, Un calcio alle malattie nasce ormai questo è il sesto anno che organizziamo Un calcio alle malattie. È organizzata a guida dell'Avis di Gessopalena, ma partecipano un po' tutti. Siamo riusciti a coinvolgere un po' tutte le associazioni e con l'aiuto del comune di Gessopalena riusciamo a portare avanti questa iniziativa che è di raccolta fondi a favore di Telethon. Il problema è che ci sono delle malattie genetiche, sono malattie genetiche rare, per cui non sono finanziate da case farmaceutiche. E noi cerchiamo con questa iniziativa di sensibilizzare un po' tutti a queste problematiche. Nasce nel 2009 questa iniziativa, in 5 anni siamo riusciti a devolvere a Telethon 42.000 euro. La manifestazione comincia il sabato con una partita di calcio non stop di 30 ore. Andiamo avanti con ragazzi, ragazze, anziani, madri, un po' di tutto. Le persone vengono qua con lo spirito di aiutare la ricerca. Acquistando una maglietta hanno diritto a partecipare a questa partita, ripeto, di 30 ore a favore, con l'incasso interamente devoluto a favore di Telethon. Abbiniamo alla partita di calcio stand gastronomici a centimetri zero, cerchiamo di valorizzare un po' tutte le attività gastronomiche locali. La sera ci saranno dei gruppi musicali, cerchiamo insomma di fare beneficenza divertendoci. Ricordiamo che chi partecipa a questi tornei acquista la maglietta in base a questi ricavi che poi verranno devolute le somme a Telethon, e poi ci sono degli abbinamenti abbastanza singolari tra le squadre, vero? Sì, oggi abbiamo una partita mogli contro mariti, l'anno scorso abbiamo fatto sindaci contro preti, per esempio nell'edizione 2013 il bambino più piccolo aveva 2 anni, la persona più anziana aveva 76, per cui diciamo cerchiamo e per il momento ci stiamo riuscendo, grazie a tutti, perché ripeto, questa è una manifestazione che si basa sul volontariato. Ci sono persone che stanno qui a lavorare da giovedì, non prendono un euro, anzi ce lo mettono magari qualche euro, e quindi diciamo che l'obiettivo di passare il messaggio credo che sia finalmente riuscito. Poi un'altra cosa volevo dire ancora, la nostra associazione è iscritta al registro del volontariato e con i fondi del 5 per 1000 che abbiamo avuto nel 2011 siamo riusciti a comprare un defibrillatore e proprio oggi l'abbiamo simbolicamente consegnato al sindaco, e questo defibrillatore sarà a disposizione di tutta la comunità. Oggi la dottoressa, la nostra direttrice sanitaria Innaurato, ha fatto la prima dimostrazione sull'utilizzo di questo defibrillatore. Oltre a raccogliere fondi per Telethon, in questa edizione c'è anche la possibilità di donare fondi per Lorenzo Costantini, lo sfortunato ragazzo lancianese che ha bisogno di cure molto costose negli Stati Uniti per poter debellare una malattia terribile. Come state agendo in questo caso? Noi siamo vicinissimi alla famiglia di Lorenzo. Nel nostro piccolo abbiamo allestito un salvadanaio vicino alla cassa, quindi inviteremo tutti i partecipanti a fare un piccolo sforzo e ad essere vicini, a dare la possibilità a questo ragazzo sfortunato di avere una speranza, perché è quello che poi chiedono sia delle famiglie che sono in generale colpite da malattie, soprattutto da malattie come queste terribili, e come sono terribili quelle genetiche, per cui noi organizziamo questa manifestazione. E passiamo adesso al neo sindaco Andrea Lannutti, per la prima volta da sindaco che ha modo di patrocinare questa manifestazione, ma sono eventi che sono sicuramente da sostenere a tutti i costi anche per l'amministrazione comunale. Noi siamo stati ben lieti di patrocinare questa manifestazione perché ormai da anni è diventato un punto di riferimento per quanto riguarda le manifestazioni di tutto il territorio.
È una manifestazione che unisce un po' tutti i cittadini di Gesso Palena, in una sorta di elevazione collettiva che porta un po' tutta la popolazione a partecipare. Ringraziamo molto sia Avis che Teleton perché ci dà l'opportunità di dare un'immagine diversa e migliore di questo paese, e per questo penso che sia una manifestazione anche nei prossimi anni da coltivare, da migliorare e sicuramente da aiutare a far crescere. Federica Innaurato è la direttrice sanitaria dell'Avis di Gesso Palena, con lei vogliamo parlare anche degli eventi collaterali che fanno da cornice a questa manifestazione benefica, perché oltre a giocare si fa anche altro. Sì, in questa giornata nello specifico volevamo mettere l'accento sia su questo acquisto del defibrillatore che è stato acquistato appunto dall'Avis di Gesso Palena, che comunque rappresenta un passo in avanti per la nostra piccola comunità, in quanto sappiamo benissimo che una defibrillazione precoce associata ad una rianimazione cardiopolmonare precoce risultano essere l'unico trattamento nell'arresto cardiocircolatorio. In questa giornata infatti abbiamo fatto diverse dimostrazioni su manichino, facendo provare anche tutti i partecipanti questa rianimazione cardiopolmonare e l'uso del defibrillatore. Quindi da un lato c'è stata questa manifestazione, dall'altra ci sono anche altri eventi collaterali, per esempio il concorso fotografico dell'Avis dei Giovani di Casoli dal titolo Rosso nella vita, dove ci sono diverse fotografie proprio scattate dai giovani dell'Avis. State già pensando alla prossima edizione? Oddio, adesso siamo ancora concentrati su questa, diciamo che da domani iniziamo a pensare alla prossima. La dottoressa Rosangela Bozzi del 118 della ASL di Chieti ci spiega come verrà svolta questa simulazione sul manichino col defibrillatore. Dunque, come ogni anno noi ci siamo mossi nell'ottica di sensibilizzare il territorio con Gesso Palena e altri comuni al fine di poter avere delle persone preparate nell'attesa degli arrivi del 118 come sistema di emergenza territoriale. L'Avis e il comune di Gesso Palena sono entrambi dotati di defibrillatore. Da un anno abbiamo anche i corsi fatti con la centrale operativa di Chieti per preparare dei ragazzi adibiti alla defibrillazione. In questa occasione, il primo anno che riusciamo a farlo, siamo riusciti ad avere, grazie alla presidente dell'Avis, la dottoressa Innaurato Federica, anche il manichino senza dover chiedere, e abbiamo già fatto oggi 3 dimostrazioni. Adesso cerchiamo di fare un'altra simulazione per far vedere come cerchiamo di preparare il nostro territorio ad essere pronti all'arrivo dei mezzi poi di un soccorso avanzato. Questo è un nostro tentativo culturale di sensibilizzazione, partita con l'ex amministrazione e sta continuando con la nuova amministrazione del nostro attuale sindaco Andrea Lannutti.